Allora, mi sono accorto, chiedo scusa, mi sono accorto di una cosa. La batteria che mi è arrivata ha una polarità diversa rispetto a quella originale, ma è una stupidaggine. Adesso cerco di farvelo vedere. Che cosa significa? Che vanno invertiti il nero, questo è l'originale, quindi il rosso, il positivo sta sulla parte destra, mentre il negativo sta sulla parte sinistra. È semplicissimo, perché è sufficiente alzare il piedino, questo qui dietro, con un cacciavite piccolino, e si sfila il cavo, lo spinotto. Bisogna che ci mettiamo la luce. Eccolo qua. Vedete? È semplicissimo. Si sfilano, si invertono e si inseriscono. Una stupidaggine. Bene. Usate un cacciavite piccolino per fare questo lavoro. Un'altra accortezza è quella di magari prendere un pezzettino di biadesivo e collocarlo nella parte inferiore della batteria per non farla muovere. Eccola qua. Mettiamo un pezzettino di biadesivo qui sotto. Mettiamo bene i cavetti, la batteria è collocata al posto suo, non si muove. Abbiamo fatto vedere i piedini. Ok, attenzione con i piedini, se è tutto a posto, riassembliamo il tutto. Eccolo qua, riassembliamo il tutto, rimettiamo le vitine, le due viti, uno e due. Una vite, due viti, non stringete troppo, mi raccomando, perché è sempre plastica. I tasti funzionano. Eccolo qua. Abbiamo ridato vita al CED, una batteria originale del 2016. Eccolo qua. La batteria è quella che ho comprato io, ma l'importante è che voi manteniate quelle dimensioni. Tuttavia, la batteria che ho comprato è la LP63449. Volt, 1100 mAh. Un saluto a tutti. Saluti dall'officina dello Shooting Club.